fase tattica di Catania-Lazio, una sconfitta senza appello per gli uomini di Petkovic. I biancocelesti avevano fatto ben sperare nei primi minuti, ma dopo l'1-0 dei catanesi non c'è stata più partita. L'11 di Rolando Maran ha prevalso per superiorità di palleggio e per intensità di gioco. Gli Etnei hanno vinto in particolare la sfida sulle fasce con un Gomez e un Barrientos in formato europeo. A livello tattico si è rivelata fallimentare la scelta del tecnico laziale di rinunciare a un mediano. Come già era avvenuto al San Paolo contro il Napoli, infatti, la decisione di sostituire Alvaro Gonzalez con Stefano Maui, avanzando Senad Lulic a centrocampo, ha privato la squadra dei necessari equilibri. Come di consueto, infatti, nel primo tempo Mauri ha giocato a ridosso dell'unica punta, Tommaso Rocchi. Ciò ha costretto Lulic ad accentrarsi spesso accanto a Cristian Ledesma, con due conseguenze. Il bosniaco non è riuscito mai ad arrivare sul fondo e sulla fascia sinistra si è creato un vuoto, di cui hanno approfittato Alvarez e Barrientos. Nella ripresa Petkovic ha invece dato spazio al 4-3-1-2. Adottando cioè il modulo a rombo, con Mauri trequartista dietro Rocchi e il neoentrato Sergio Floccari. Una soluzione tattica già adottata nel secondo tempo della gara con il Torino e che non aveva sfigurato. In questo momento il 4-3-1-2 appare l'unico vero assetto alternativo al 4-1-4-1. Rimane quindi l'interrogativo sul perché Petkovic non abbia deciso di adottare questo modulo fin dal primo minuto. Lo spazio con l'analisi tattica di Catania-Lazio termina qui da Stefano Fiori. Arrivederci al prossimo appuntamento.